Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ben ritrovati con la nostra informazione qui su Piave TV. Allora una bella notizia che sicuramente riempirà i cuori dei nostri amici che ci seguono sempre 24 ore su 24, sia con un portachiavi a forma di cuore e 300 salvadanai, parte la raccolta fondi per la montagna veneta e quanto presentato nel corso di un'apposita conferenza stampa eh, dal comune di Musile di Piave che in occasione dei festeggiamenti del patrono e poi del carnevale ha voluto far eh, sentire con forza la propria vicinanza nei confronti di un paese, Colle Santa Lucia, maggiormente colpito dall'ondata di maltempo abbattutosi recentemente sul Bellunese. In sala consigliare insieme al sindaco Silvia Susanna e la giunta comunale erano presenti anche Maurizio Troi, assessore del comune di Colle Santa Lucia e Denny Dorigo, direttore dell'istituto Ladino, oltre agli organizzatori delle iniziative Proloco, Commercio, Confraternita, Risi e Tocchi e Cenacolo delle Bricole. Vediamo il servizio. Ecco, sindaco Susanna, come è nata questa idea? Ma allora, per quanto riguarda le iniziative di solidarietà, ormai sono tre anni che i commercianti di Musile si uniscono per fare qualcosa, per fare del bene. Infatti il titolo dell'iniziativa è Chiama Dona, un'iniziativa bellissima che in questi anni ha fatto molto. Il primo anno eh, si è rivolto al Comune di Amatrice, in particolare a una famiglia di Amatrice che abbiamo avuto anche la possibilità di ospitare qui per qualche giorno e abbiamo conosciuto. E abbiamo conosciuto l'anno scorso per l'acquisto di caschi refrigeranti per le donne in chemioterapia, quindi per evitare la perdita dei capelli e quest'anno invece... Verso il nostro Veneto, in particolare verso il comune di Colle Santa Lucia, che come diceva lei è, quello, è il comune più colpito o fra i più colpiti dal, dagli eventi atmosferici. È un'iniziativa che, come sempre, è mirata, cioè non è rivolta in generale a uh, un'iniziativa generica, è proprio rivolta ad una situazione particolare. E questa è un po' il suo elemento diciamo, che, la, che la caratterizza ma che oltretutto invoglia ancora di più i cittadini a fare beneficenza. Il Comune di Musile risponde benissimo e lo vediamo sia da parte dei commercianti che quest'anno sono più di 35 che hanno aderito a questa iniziativa ma anche proprio i cittadini che eh, acquistano, non è la parola corretta, che fanno queste donazioni ricevono in cambio il gadget quest'anno è un bellissimo cuore in ecopelle con la scritta Io amo il vento ben realizzato perché insomma è completo di tutte le sue parti ma tra l'altro fatto veramente molto bene e, e questo è proprio fatto a mano da parte di alcuni commercianti quindi è proprio un lavoro sentito e una cosa che ci rende orgogliosi perché San Valentino è la nostra festa abbiamo voluto dare questa caratterizzazione eh, di evento di solidarietà eh, per fare comunità e per cercare di fare del bene Assessore Turchetto, fra le tante iniziative a favore delle popolazioni del Bellunese, colpite dal maltempo, come ricorderanno in molti, anche Musile ha voluto partecipare a questa grande gara di solidarietà. Esatto, noi ci siamo trovati diversi mesi fa a valutare subito dopo questa, quello che era successo e siamo andati a visitare i comuni con la Santa Lucia e abbiamo pensato proprio di lanciare subito questo tipo di manifestazione che per noi è una manifestazione molto importante perché appunto coinvolge 300 salvadanai, quindi 300 attività produttive di tutto il mandamento comune, San Donato, Musile, Fossa Alta, Eraclea, cioè tutto quello che ci circonda. Ma il devoluto sarà andato andrà totalmente alla Protezione Civile di la Santa Lucia, che, come tutti sanno, sono persone volontarie che mettono del tempo e sono i primi di solito a intervenire quando c'è qualcosa che non funziona. Sono però due le iniziative: una è quella che avete visto, i salvadanai, quindi questi 300 salvadanai, la seconda sarà proprio la possibilità di comprare un mattoncino che avrà un valore di 25 euro e uno potrà contribuire anche oltre al salvadanaio, anche ad acquisire dei mattoncini per la costruzione di questa nuova sede. Com'è nata questa idea? Ma è nata appunto perché noi, diciamo tra virgolette, in Veneto, quando succede qualcosa, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo in tutto possibile di darci una mano. Abbiamo visto che ci sono davvero delle persone che hanno sofferto molto e stanno soffrendo tuttora. E quindi per noi... Non costava niente metterci del tempo. E abbiamo pensato bene di farlo e siamo ben contenti di averlo fatto e di cominciare questa iniziativa. Che effetto vi ha fatto l'aver saputo di questa iniziativa? Sì, la, il primo sentimento è quello della sorpresa, ovviamente, la sorpresa di aver ricevuto la prima telefonata e durante i primi incontri di sapere che c'è un'intera comunità che si muove per, per portare un, un po' di solidarietà e un aiuto concreto a chi effettivamente ha avuto, ha avuto bisogno. E che ancora... Come stanno andando i lavori di ricostruzione? Diciamo che la risposta soprattutto della popolazione è stata immediata perché tutti i problemi principali, quindi la viabilità e soprattutto le case, quindi tutti i danni ai tetti, soprattutto con le Santa Lucia sono stati molti i tetti delle prime case, dell'abitazione abitazioni danneggiati, ora permane il problema eh, della rimozione del legname a terra che comporta vari problemi, fra cui il dissesto idrogeologico, il problema valanghivo, che però speriamo che, che si riesca a risolverlo in tempi brevi. Ecco.